fate pure bene ad applaudire, perché applaudendo le zanzare se ne scappano, che sentono rumore e se ne fuggono. Dunque, io sono qui stasera, fra poco farò anche il mio spettacolo di cabaret, però sono anche un po' in veste di, diciamo, di presentatura, non è che io sia molto bravo. Voglio dirvi solo alcune cose molto, così, molto en passant, velocemente. Questa è una serata che voi conoscete benissimo, quindi non sono io quello che vi deve dire il perché e per come di questa serata. Sono dei ragazzi simpaticissimi, bravi, fanno un tipo di musica, tipo insomma cover, musica italiana per la maggior parte, vero? E dice, io ho chiesto prima a uno di loro, dici, ma dici qualcosa del gruppo, che cosa avete fatto? Uno di loro ha detto, faccio sempre il gazza a mamma. Quindi allora hanno fatto arrabbiare i genitori, speriamo che non fanno arrabbiare pure voi stasera. Signori, direttamente da casa loro, gli Alter Ego! Bravo, come al solito, sei tutto perfetto, eh? E per bambi fissa al mare tira un sorso di voi, che di marzala che alla mano non mi sbarcano più. E in base ai figli di Adela, carano, ti allevo, ti calde a Giamaia, che non mai curio. Sulla sonda si è suonata per Dio, c'è il Garibaldi innamorato per le strade di Rio. La bella larga fronte sotto il poncio d'oro, sotto il poncio di Tomia, batte il corso, e sarà tu sola. Oh, allora, non so se grazie mamma si sente che ci sei. Mia mamma viene sempre tutte le sera. Allora, ruba la bici, andiamo, non si va,
quanto ci sa. Si parte stasera, è meglio domani. Guardiamo i nostri, sopra come si fa. E la bici, bruciare, non lo sa. Guardiamo sul serio, bruciare la grande, bruciare la strada. Facciamo un'occhiata, c'è gente che ha parlato, non può finire qui. Ci stanno chiamando, girone, dai, si va. Aspetta un momento, non è prima. Sì, ma guardate, ci sta, se
corde. Adesso abbiamo pensato di proporvi una cosa molto bella, una canzone di un, credo, grandissimo, non credo, sicuramente un grandissimo artista napoletano, un artista, una cosa, penso per me. Non so se le mani non le portiamo, c'è qualcuno che è ottimo. Sì, ma di qua sono da dentro. Ok. Thank you.
Io direi, no? Grazie. Grazie. Oh, ecco, ragazzi. Beh, ve l'avevo detto che ci avrebbero applaudito, ragazzi. Bellissimo applauso. Sarà un momento abbastanza celebre. Vi chiedo un fortissimo e calorosissimo applauso per dare il benvenuto a Mimmo Sempre! Grazie, grazie, mamma mia, quanto avanti visto, il microfono del Cangotto. Buonasera a tutti, anzi a ribuonasera. Allora, come state voi? Siete ancora vivi? State bene, a me come mi trovate? Ma non abbiate a fare spiritoso una cosa. Mi hanno detto che siete un pubblico intelligente. Secondo voi io sono magro o grasso? Magro! Magro! Finalmente! La verità è questa, è che io sono magro, o almeno mi sento tale. Ognuno nella vita ha una convinzione. Ci sta chi è scemo e si deve essere intelligente. E ce ne stanno un sacco. Chi è senza capirlo ogni tanto si mette in mano in capo. Non è tanto più che capire. Io sono convinto di essere magro. Vedete, io sono magro qui. Ossaggi, io riesco che mi fotto a me. Dici, scusa, ma allora se sei magro, questa che cos'è? Questa pare una panza. Sembra una panza. In sostanza è un ponfo. Ma abbiamo a parlare italiano, difficile, non ci capiamo più. Sapete che cos'è un ponfo? Il ponfo è il morso di un insetto. Quando d'estate una zanzara ci punge, no? A zanzara ci poi si forma quella protuberanza. A me era una zanzara tanta, ma un puzzato sale, che c'è fatto? Anzi, più che magro, diciamo la verità, perché non vorrei sembrare... Io sono un falso magro. Più che falso, diciamo che sono buciardo assai. Ma del resto, vedete, questo è un problema che io mi porto dietro da quando sono nato. A Reta, anzi, sparsero poco per tutte parti. Infatti io quando nacqui uscì con la testa. Non nel senso che ha scelto pazzo, perché questo avvenne dopo. Ma per mia madre fu un parto normale. Pa capo. Il problema poi fu per avere il resto, perché rimanette incastrato. Lei avesse proprio potuto dire il resto mancia. Me la sai, come lo sa che la roba là dentro? E pensare, ma si può alzare un po' ancora, perché penso che indietro non è che... E pensare che mia madre aveva chiesto di partorire nella migliore clinica di Napoli con un parto indolore. Alla fine mamma mi ha sgravato un po' il bagone con meccanica e papà. Padre, ma come mi avrei detto, dicendo, ma che hai combinato? Abbiamo avuto 6 gemelli in uno. Oggi se tu hai 6 gemelli, hai pure sovvenzione da regione, lo Stato, lo Comune. Ma 6 gemelli in uno, te l'hanno manco una lira. Perché sono 6, ma è in uno. Sapete, poi quando nasce un bambino, i primi che lo vanno a trovare, logicamente in clinica, in ospedale, chi sono? I parenti, logicamente. O nonna, nonna, le zie innanzitutto. E zie stanno sempre in prima fila, dicimmi c'è la verità, perché i zii nel parte nostro sono poco così, sono proprio in successo. Ah sì, da sempre intricata, da sempre capita, da nasasi, no? Vengo un nonno, dicevo come è bellino, tale qua la mamma, a nonno è tale qua lo padre, arriva sì, e tale qua lo giovane non so dire, visto, A me ci sta una zia che ci tiene assai per me, mia zia era filina. Ho sapito, a Napoli si dice, ma sempre portato a Pisangano. Poi se ne è caduto a capo e se ne è dovizio. Io stavo ancora in Davullo, e appena arrivò mi scoprì e disse, Mimmo, Gesù, quanto è bello. Gesù, ma quanto è sfuzzito. Gesù, ma quanto è chissà, non finisce più. Per i primi giorni l'ho allattato al seno di mia madre. Poi facendo una prolunga direttamente che ha centrato con l'uazzo. Eppure voi non ci crederete, ma io per un breve periodo
ho sofferto di inappetenza. Non tenevo fame. Breve periodo però. Sarà stato mezz'ora, tre quarti d'ora. Infatti io avevo un problema. Io non riuscivo ad ingoiare il tonno, il tonno. Poca petta che l'avevo lasciato mettere il tonno e non mi avete proprio più problemi. Grazie ragazzi, molto gentile. Vedete, tutte queste chiacchiere più o meno simpatiche, per dirvi che cosa? Sarà stato pure un aereo, come se non bastasse. Che cosa? Che chi come me, te ne può cocchire più, ha passato ora. Qua in Italia basta che tiene 7-8 kg, che è diventata famosa proprio perché faceva una trasmissione, un coppia di attura, qualche anno fa. La trasmissione, se vi ricordate, si chiamava Più sani e più belli. Lei è Rosanna Lambertucci, che è diventata anche famosa. Più sani e più belli. Io dico sempre più sani, forse, state sempre veri. Ma perché più belli? Chi si tratta di ghiatturi come fossero gli elefanti in dozzo? Ebbene, in questa trasmissione tutti questi ghiatturi costituiti su tutto buono grigio, Leonardo che scende per tutte parti, tutto surato, ghiatti ghiatti. A un certo punto arrivava lei, la Rosanna Lambertucci, vestita di bianco, passava in mezzo a tutti questi ghiatturi e diceva: guarda Michele, Michele era un povero marrone in coppa a bicicletta, ghiatti ghiatti, tutto surato, che pedala, pedala, russo russo in faccia, un fumo che esce per dentro il ricco, vedete c'è stato un pacchetto d'acqua, si sta squagliando con meno gelato. Michele 3 mesi fa, prima che veniva con noi, pesava 180 kg. Adesso che è con noi ne pesa 120. Bravo! Te gli attuni si sbatteranno in mano fra di loro in dalla palestra. Forse per dire, per se fa coraggio fra di loro, che ci mi hai perso un chilo, ma chi là di 50, quando caspi di piedi? Hai visto Michele? Non è normale. Signore, sta 3 mesi su Michele in coppa a bicicletta. Senza mangiare. Senza bere. Chi sta 3 mesi pedalo sulla me, chi se non è che squaglia in sogno, ma c'è il ciclo direttamente, signore Dio. Più sale più bello che debito, deve fare gli infarti e gli attuni, e cicla così. Poi vedete come tutte le persone che diventano famose in Italia diventano anche scienziati. Sì, perché la nostra è una bella nazione. Quando si nomina il nostro paese si dice spesso l'Italia è il bel paese. È un modo di dire, no? Io ho capito perché si dice il bel paese, o almeno a modo mio. Perché in Italia, facciteci caso, qualunque cretino, qualunque scemo, basta che va 3 volte a Don Maurizio Costanzo, a volta volta è diventato uno scrittore, si presenta con un libro in mano, ha scritto un libro, quindi casomai è ignorante, non so nemmeno come trafico. Siamo il paese in Europa in assoluto, siamo quelli che leggono di meno, però siamo quelli che scrive in mezzo. A Speranza e a Du Costanza vendono 700-800.000 copie in un libro e ci faranno chi sono. Ma la Lambertucci, pur non essendo un medico, ha scritto addirittura delle diete su certe riviste. Io amo la dieta, vedete questo discorso lo voglio fare a chi nella vita non ha mai fatto manco una volta un giorno di dieta. Che dicevo prima sono anche più cattivi. Dico ma prova a fare tu una dieta. Ma la dieta base è questa. Lei a colazione ti dà una tazza di tè. E basta. Dice tè, questo è, quello perché si chiama tè. Dice tè, o tè bì, o se no può rimanere con lui, a me che me lo fa, ti colazione l'ha già fatta. Una tazza che, come Robinson Crusoe, che ha spazio. A dire che sta arrancando, a fama. A rompulezza, abbia stato mangiato tutto cose, il ladrone tornai a casa, spiegavo il cane, ma ancora non mi stava aiutando. Un certo figlio, papà, ma quello è il cane, scusa, mi ha dato una capetta, papà, non capisco niente di più, tiene proprio un occhio a fuori la fame, perché parlamoci chiaramente, pazziamo, cioè, scherziamo finché vogliamo, ma a Napoli si dice quando la fame fa scivolare per il bosco. Quando tiene fame saresti disposto ad uccidere, non capisci niente. Una volta allora mi viene così inzamato, dice non ti preoccupare caro, oggi c'è la pasta. Ah, meno male, pare che ti abbia accalmato.
che poco, no? Sono 15 giorni, dopo 15 giorni a Napoli va la pasta, è tornato il turno della pasta. Io dopo una fotografia nel portafoglio per Piatti e Maccaroni, lo posso la patente. Ogni tanto quando mi vedo perso un tiro fuori, dice, ah, questi cosi sono Maccaroni, mi pigli, te li ricordi Maccaroni? Allora tu ti assieti a tavolo tutto contento, dice, oggi la pasta, mi faccio giù, giù, tu porti a tavolo 40 grammi di pasta. Tu e bini in due piatti sti spaghetti, 40 grammi, e bini, mo. E bini non è bini, che 40 grammi quanti sono una forchettata. Piglia la forchetta, arrovogli, e butta buono, a come butto sti spaghetti, vuff, fanno una corsa scendendo a bacio. Perché non ci permette trovare un vagante da sotto. E scendendo, scendendo, sti spaghetti saranno pochino attorno e follini lo stomaco. Perché veramente hai fatto i follini in due somme la mattina con una tazza d'acqua qua. Allora tu dici a moglie, sono buono, cara. E poi cagò. Cagò, dice, ma un po' spirito, un po' scemo. La dieta, guarda come dice, vedi? 40 grammi di pasta. Vabbè, non mi voglio arrabbiare. Pure perché sennò che fai? Ti appiccico tutte io. E per secondo c'è la carne. Ah, meno male, tu pensi. Ma perlomeno mi appare vicino a una bella ferla di carne. 65 grammi di carne. La frutta niente, non ho perché hanno scoperto ultimamente che scienziato che roppo mangiato, la frutta fa ingrassare. Un bello bicchiere d'acqua, la coppa. E che ci va? Ci vorremmo stasera. Ma la sera, logicamente, è un po' più leggero. E Gesù, si è abbuffato con lo signore, non te ne la roba. La pasta, la carne. E lei la sera ti dà due fogli da tubo, uno e due, non tre. Perché se no ti sta buffando in Africa, non dormo pure. È un uovo sodo. E prima di andare a letto, prima di andare a dormire, ti dà la famosa tisana. E bravo, vieni scienziato come ci stanno quelli da sana. La tisana per scegliere i grassi. Io mi ho mangiato un uovo sodo di 40 grammi di pasta e due fogli da tubo. E prima di andare a letto ho bevuto la tisana. Poi mi metto in due lietti e chi dorme tutta notte? Tu che la caspita di fare? Ma voi mi dovete spiegare a tutti sti sicco come si fa a dormire che avanza vagante. Non riesci proprio a pigliare suono. Da volta ti giri in due lietti, intanto mogliere e creature stanno dormendo e tu non riesci a fare. Lo bello per la neve stanotte a mezzo, tu susi, già fai più. Allora vai, in la cucina, subito vai vicino al frigorifero, lo trovi chiuso, con un petto di quadraggio. Dici, Maronna, mamma mia, non già faccio più. Allora vai in la dispensa, un po' di pane, co. Chiuso pure quello con quadraggio, non ci sta niente. Intanto lo stomaco che borbotta. Dici, ma e i paesi trovano pochi caffè rimasti la sera prima, ci muovono a picciare la sigaretta, potesse che mi passa, ma che? E allora che fai? Piglia a picciare la televisione, ci potesse che mi distraggo, mi passo un po' che fa e mi vado a cucinare da voi. E che trovo la sera in televisione dopo mezzanotte, specialmente sul Rai 1? Trova Marzullo, con quella faccia e cacchia che si ritrova. Marzullo, voi ci pensate, sono 20 anni che andiamo a Marzullo a Nanzi, sono 20 anni che fa sempre la stessa trasmissione. Sempre che stessi capelli, non può solo nemmeno un shampoo se è fatto che l'indà 20 anni. Con quella faccia deficiente che si ritrova, che fa che la trasmissione ancora più scemerizza. Mezzanotte e dintorni si chiama. Quando un giorno sta per finire e una nuova alba sta per iniziare, quella è la televisione che ci piace fare, quella sottoluce. Ma perché volevi pure un qua tutte le stronzate che dici? Chissà che ti fa che le domande così credibili, a me poi già la fama, la faccia che non mi fornisce risposta proprio tutta la cerve. Ti fa la domanda, ma la vita è un sogno? O i sogni aiutano a vivere meglio? Ma che cacchio ne sai? Ti dai che la sfaccina mi fanno, non la credi più. La vita è un sogno, che ne sa se la vita è un sogno? E se è un sogno? Ma che ti vuol dire per te? Non ti chiede. E se è un sogno, io mi sono neprosutto a Pisa, e stasicci. Ti dai che la fama esagerata, la vita è un sogno, ma che me ne fotta a me? Oppure proprio la gente dice, la uno che arriva la mattina e dopo vanno a cambiare, riesce a morire.
e non dare una fotente di lire. Vai in da banca a due direttori, scusate, non date una lire, però uno fa la domanda, dite. Ma secondo me la vita è un sogno. Ho i sogni proprio per ci spacciamo dei sogni. O sono che non ha cambiato in pretesa. Anzi, la vita è un sogno. Poi fa l'ora e mezza di trasmissione che fa tutte domande, un più scemenata a chi gli poveri ospiti che vanno, e alla fine chiude con un altro, scusate, chiude con un altro classico, un'altra domanda classica a chi scemo un, secondo me, fa che la domanda che dice, dopo un'ora e mezza che tu stai là, che esiti intervista, dice fatti una domanda e datti una risposta. Allora tu pensi che cacchio sei brutto a fare, cacchio. Cioè, se io mi faccio domande, dimmi che risposta, perché devo stare a casa mia, vicino allo specchio, perlomeno mi sono pure più simpatico. Guardate, se qualche volta Marzullo mi invita in trasmissione, quando mi chiederà, signor Sepe, si faccia una domanda e si dia una risposta, io farò così. Dunque, si faccia una domanda, ma è strunzo Marzullo, tendendo un poco per educazione, perché non c'è senso che... Sì! È strunzo Marzullo, facendo pazienza, grazie, sei gentilissimo. Grazie. E allora dicevo, tutti questi personaggi in coppa stigliatù, ce n'è stata nata la dottoressa Tirone, da Passanuovo Stavo Cresse, una che conosciamo tutti quanti, al respiro nazionale, Vanna Marchi. Noi scherziamo, ma io sono 20 anni che andiamo a Vanna Marchi a Nanzi. Prima che arrivavano i Vucumbra e i Lirca, già se avesse che veniva tutto cose. A prescindere che mi è antipatico, perché insomma ha un lucco sulla mente, che la grida. Ancora 103 frate! In decalto! Ti capito, l'ha alzato in capo per che si è detto in da corrente. La faccia tan baccata per un mastino napolitano. Che se ne metto così, diceva prima. Per il dimagrimento, lei vende un prodotto da svariati anni, forse qualche signora qui l'avrà pure comprato, qualche casalinga. Per il dimagrimento questo prodotto si chiama lo Scegli Pancia. Mire che ci deve la cattiva, come la chiamava? E crea sto Scegli Pancia. È una specie di sale, andata a bucciottini di plastica così, costa 150.000 lire, costa sta struzzata. Sono delle alghe. Io l'ho già vista delle vendite. Tu a casa tua riempi la vasca del bagno, quando è piena d'acqua fino all'orlo, ci metto un coppa sti 30-40 grammi su sola coppa, proprio come un formaggio in coppa di Marcanù. Poi ti immergi nella vasca, stai mezz'ora, 3-4 ore. Quando ti alzi, secondo lei, si dimagrite 5 kg. Che io voglio guardare qua, 5 kg in da mezz'ora. Ma capisci che si è piragna in da vasca. Allora mi chiede più, 5 kg in da mezz'ora danno solo uno su qua. Come si fanno a perdere 5 kg in da mezz'ora? Cioè, beh, ma oramai sono 20 anni che andate in mannazza, potrò scopare da terra che si saliamo e ci liberiamo. Non abbiamo scampo, signori, già c'è il ricambio. A figlia, brava, Stefania si chiama figlia, che è cucciatore sic, che sta all'occupazione peggio della mamma. Sono che razze, non sanno parlare normalmente come tutti gli esseri umani. Prova. Non sa parlare come tutti gli esseri umani. E sa look peggio la mamma. Ancora 103 frate, d'accordo, ma no, è sacrata madre. Stanno tutte e due con l'occhio a fuori, parlano due drogate. Secondo me per tutte e due ci vogliono un sicchio cocaino e urlo. Perché è finito tutto esagitato, non sanno dire una parola. Allora che cazzo non mi dicono se è grasso, non mi dicono che è schifo. Allora perché non compri questa cosa? Io provo a immaginare la casa di Vanna Marchi quando si scende la mattina. Mamma mia, mi saluto Antina! E hai visto il mio primo diretto, mamma! Cosa che avrà potuto scendere il tuo palazzo, sti due scelte. Ma come si può fare? Grazie, siete gentilissimi. Come si può fare? Da un po' di tempo con loro
lavora un ragazzo di colore, un signore di colore, un negro e un brasiliano, non so se vi è capitato di vederlo, a capo è su brasiliano, manca il bollo secondo me. Una volta si fa i capelli gialli, una volta si fa verde, una volta si fa rosso, non si è capito ancora, si fa l'indovino, si fa pure il suo sociologo, si fa dieta, si fa che si fa carte, non si è capito ancora. Però te ne è una prerogativa, capuro brasiliano a look. Ma com'è? Sto io qua da 4 ore, solamente 40 telefonate, ma com'è possibile? A me mi pare strano, perché il brasiliano, noi lo conosciamo, no? I brasiliani come popolo ci sono un po' molto vicini a noi napoletani, a noi del sud, perché un brasiliano ci assomiglia, è come noi, è uno che ci piace sto sole, insomma non dà né genio fa niente, un brasiliano è come noi, un brasiliano forte, e non c'è un bagno, al limite ci facciamo, se avessimo certo con una partita di pallone, a 30 calciatori, insomma un brasiliano sta là per fare tre suoi, sta là, oh Gegeu, capo sa che significa Gegeu? Cazzo per frutta, tenga la vita, su Gegeu, quello che vuoi, oh Gegeu, quando canta nel canzone, oh Gegeu, cazzo per frutta, tenga la vita, non se ne frutta più bene, se crolla il mondo, il brasiliano fa un passo e si sposta, chi sta lucro purissimo? Allora si vede che a cocaina porta stessissimo in Brasile, e fanno tanto problema tutti e tre, perché non si spiega diversamente. Però attenzione, perché Stefania, a differenza della mamma, Vanna Marchi, ha capito come si fa la televisione, quella, almeno questa moderna, diciamo la famosa televisione commerciale, no? Infatti lei guarda, come tutti i venditori, guarda direttamente, fateci caso, nella cinepresa, nella macchina. E certe volte usa anche delle parole pesanti, no? Cerca di scuoterti, di offenderti. Dice così un piattone, si mortifica e si accatta la bucciottina di 50 milioni. Capisci a me, essa. Io l'estate scorsa, tornando da una serata, erano le 3 di notte, mia moglie non mi aveva lasciato niente perché pensava che mangiassi qualcosa fuori. Fuori non mangiai niente, si riuno dalle 2 del pomeriggio del giorno prima, 3 a notte, io non ho. Insomma, un certo liquorino allo stomaco lo tenevo. E stavo in cucina, mi stavo facendo 300-400 grammi di maccarone. Signore, una cosa leggera, se no un biglio solo, giusto proprio per subbuntare. Mentre stavo colando la pasta, il televisore acceso in cucina, bello e buono, scesi a cominciare a fare. Ehi tu! Dico a me, sì a te! Guardati allo specchio! Ma stai dicendo a me? Sì, a te, chiattone! Poi, bella! Ma c'è scivo, c'è una morace, che fa cretino! Ma non lo vedi come sei chiatto? Non lo vedi come fai schifo? Proprio così. Ti stai fa, ma mi stai facendo una chiave con frate? Dimmi un po', quest'estate vai al mare? Non lo so. Se facciamo una cosa di solito, mi da scarico il bagno di la coca palla, ci chiama a fare. E come te lo metti il costume? Perché, ci capite, là è che ci vogliono fottere a noi. E in coppia ho fatto lo costume, perché ognuno di noi, chi sti tempo, come ci abbiamo fatto il primo bagno, appena ci mettiamo lo costume, è scelto salvaggiando da fuori. Dice, oh, guarda qua, guarda come, e Roma presente. E subito a cominciare che diede il palestra, cioè praticamente, che le chiamesse tutta la giornata, in da 6 mesi, e volesse perdere in da 3 giorni da palestra. Come tra... Anche se... Infatti quando sto fuori per lavoro alla mia città, penso come tutti, me la difendo. E io dico una cosa, noi siamo un popolo particolare, nel bene e nel male, secondo me. Perché secondo me certe cose che succedono qua non possono succedere a nessuna da parte proprio del mondo. Io ho già visto l'anno passato una cosa che mi è rimasta impressa, stavo recitando al Teatro Nuovo, che sta proprio ai quartieri spagnoli, via Roma, quartieri spagnoli, stavo andando in teatro, quando bello e buono un pomeriggio senta Indano Vascio, marito e moglie che litigavano in casa molto violentemente,
e anche in un modo molto colorito, no? Come solo noi napoletani veraci sappiamo fare. E si sentiva la moglie che diceva al marito: basta, ma mi sono scucciato, capi? Ma tu lascia me ne va! E il marito che rispondeva: fai buo, fai buo, vatti, vatti, non ti fa vecchio, e me ne va, calma, e tu l'occhio mi ne pini più, fossa maron, e ne presti più, tu alma senza me, diceva la moglie, non può cambiare, io senza te faccia vedere il signore, capi, tu signore, tu non ti sei fa manca una tazza di caffè, tu fai le brucchi un uomo tanto, e beh, bum, bang, mazzate morte esagerate. La gente fuori che si fermava, però nessuno si permetteva chiaramente i trasirini. Quando bello e buono esce la moglie, esce tutto astruppiato, tutto un disordine, un sangue che non scudeva pure, si ferma a mezza via. Intanto aveva sbattuto pure la porta, e ferma a mezza via, rivolta al marito dentro, ci dice tutto astruppiato: Alma, e quanto muore? Io non ti appiccio manco le lumine. E il sarinto, e che me ne frutto, caggia leggeri. Siamo un grande popolo. Signori, grazie, io vi saluto. Vi do l'appuntamento, se volete, a domani sera. Grazie e un bacio a tutti. Buon proseguimento con il gruppo. Grazie. Sfortunata i migliori,
Abbiamo citato, anche se solo musicalmente. Llega a mí un niño, llega a mí un espalda, y no vengo más solo, no quiero más ir a ti, no puedo ir a ti. I'm not going to be able to do it.
Sembrava una notte,
tesoro allora gli occhi e cominciavo a pensare mi manchi tu.
Party Fonseca!